Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Nicolò e quest'oggi vi porto con me in una camminata un po' improvvisata. Sono vicino a Trento, nel paesino di Oltrecastello, e oggi pensavo di arrivare in cima al Monte Celva, che è alto circa sui 1000 metri. Sono appena partito e è tutto già molto molto umido, infatti ieri ha piovuto quasi tutto il giorno. Sono arrivate un po' di nuvole, spero che non piova, ma nel caso ho qui l'ombrello, posso tornare indietro. E l'obiettivo di oggi è di ritrovare un'arachnide che avevo trovato un po' di tempo fa qui. Si chiama Leiobunum ed è un opilione. Più avanti, quando e se lo troverò, vi spiegherò cosa sono gli opilioni. Adesso, come potete vedere, il sentiero prosegue su questo schifo inverecondo, è un tratto veramente brutto, ma più avanti migliora. Spero di non distruggermi le scarpe comunque. Vabbè, se trovo qualcosa ci vediamo. Non siamo ancora esattamente nel bosco, ma inizio già a guardare un po' sotto le pietre, dove si potrebbero trovare degli animaletti tipo quello lombrico. Interessanti. In pratica questo lavoro consiste nello scrutare la pietra come se vi dovesse rivelare il segreto della vita eterna e cercare di vedere se c'è qualcosa, anche di molto molto piccolo. Ad esempio, qui non c'è un tubo. Ad esempio, sotto un sasso lì c'era questo bellissimo Leistus, che non voglio lasciare per farvelo vedere perché altrimenti scappa. È un coleottero appartenente alla famiglia dei carabidi, un predatore. Eccone qui altri due, probabilmente della stessa specie, che si stanno accoppiando. Quella bestiaccia che si sta nascondendo qua sotto invece è uno Pseudophanus rufipes. Eccolo qua. Guardate. Eccolo lì. Si trova ovunque. E si rientra nel bosco. Qui ci ho registrato una parte di un video quando ero venuto qua, mi sembra la settimana scorsa. Chissà quando lo vedrete. Sotto questo sasso invece ci sono diversi esemplari di isopodi. Stavolta penso siano adulti, soprattutto quello lì che è bello grosso. E abbiamo trovato il primo animaletto di oggi. Vediamo se lo trovate. Avete visto? È questa bestia qua. Piccolo. È uno pseudoscorpione, molto probabilmente del genere Chthonius. Di sicuro della famiglia Chthonidae. Ed era sotto una pietra. Adesso si sta muovendo molto molto lentamente. Non se riesco a vederlo da vicino. Qui c'è un altro. Tra l'altro, dov'è? Eccolo qui. Qui c'è un altro. E questo è il primo. E quindi in totale ci aggiriamo a circa 4 bestioline prese. Di cui 3 Leistus e 1 pseudoscorpione. Infatti il primo che vi ho fatto vedere prima è scappato. E mi sento già moderatamente soddisfatto, perché i Leistus io non li avevo ancora mai trovati, questa è stata la prima volta per me. Ecco qui un altro bellissimo pseudoscorpione. Vediamo se riesco a ingrandire un po'. Probabilmente questo qua invece è un neobiside. Sotto questa pietra c'era questo bellissimo millepiedi, dovrebbe essere, se non ricordo male, un Polydesmus o comunque dello stesso gruppo, perché ci somiglia molto. E
anche oggi una bella scarpinata l'ho fatta. Quando dico che gli pseudoscorpioni sono molto piccoli, intendo dire che sono molto piccoli. Lo vedete? Ingrandiamo. Lo vedete adesso? Quel pallino qui, al centro, più o meno al centro, che si sta un po' muovendo. Questo qua è molto probabilmente è sempre un Octonius, forse un'altra specie oppure un esemplare giovanile. Oggi sto trovando tantissimi pseudoscorpioni, ma molto probabilmente sono tutti del genere Ctonius, quelli che ho trovato. Infatti Ctonius significa letteralmente sotterraneo e questi animali vivono nel terreno oppure nelle grotte, ma di quelli che si trovano di solito si trovano sotto i sassi, perché appunto vivendo nel terreno, al di sotto dei sassi sono un po' protetti dalla... Esempio in questo caso, dato che ieri è piovuto dalla pioggia, quindi girandoli se ne possono trovare, soprattutto sulla faccia del sasso che era nascosta. E così facendo, stando chiaramente un po' attenti, perché sono animali veramente microscopici, se ne possono trovare anche parecchi. Però io non vorrei divagare più di tanto, perché dobbiamo arrivare al punto in cui avevo trovato i Leiobunum. Quindi ci vediamo lì. Oh, appena ho detto che chiudevo il filmato, ecco che trovo un bellissimo scarabeo stercorario. Penso che si tratti di un Anoplotrupes. Sono molto comuni in montagna, un po' in tutte le Alpi, e guardate che colori. Splendidi. Lasciamolo andare, dai. Il posto dei Leiobunum è questo. È un bunker della prima guerra mondiale. Infatti questo monte era una delle fortezze, diciamo, degli austro-ungarici perché era molto facilmente difendibile. Adesso è abbandonato, ma si può ancora entrare. Per cui vediamo un po'. Su queste pareti questo archegnato, ecco, questo è il primo biglione che trovo. Come vedete sembrano effettivamente dei ragni, però in realtà sono un ordine diverso. Infatti la differenza principale, diciamo, è che in questi animali il corpo è a forma di pallina, diciamo. Le due parti in cui è diviso sono fuse assieme, mentre nei ragni è diviso in due. Adesso provo a vedere se riesco a trovare un ragno, così vi faccio vedere la differenza. Ah, intanto questo grillo è una, penso, dolicopoda. Ciao. Dolicopoda. Sì, sono un po' raffreddato, faccio fatica. Vive in genere in ambienti sotterranei, come effettivamente questo. Eccolo qua, un bel ragnazzo. Vedete che il corpo è diviso in due parti. Ecco, è scappato. Il corpo è diviso in due parti. Una anteriore che si chiama prosoma e quella posteriore invece si chiama opistosoma, in pratica è l'addome. E questa è la differenza principale fra ragno, biglioni e licenonato. Questo è un bellissimo Leiobunum, un opilione dalle gambe molto molto lunghe. Aspettate che ve lo faccio vedere in confronto alla mia mano. Guardate qua. Veramente bello grosso. Molto probabilmente è
entrato in questo ambiente per nascondersi durante il giorno. Infatti sono animali principalmente notturni, non si affidano molto alla vista per cacciare, ma più che altro alle due, adesso sto cercando di dezoomare, a quelle due lunghissime zampe davanti che fungono un po' come antenne, ma in realtà sono zampe modificate. Il leiobuno me l'abbiamo trovato, per adesso sono curioso di andare a vedere cos'altro c'è. Arriva una corrente d'aria. Esemplare maschio. È veramente una roba claustrofobica, è appena più alto di me. Intanto qui c'è un altro leiobuno. Si mette a fuoco, ecco qua. Una bellissima colorazione arancione. Sono solo variazioni cromatiche, la specie è la stessa. Come potete vedere, questo è il sistema di difesa di questi animali. In pratica, con questo dondolio confondono il predatore e così riescono a scappare. Pieno, sono ovunque, ovunque ti giri ce n'è uno, qua, di lì, dovrebbe essere un altro, eccolo qua, ovunque. Intanto io sono entrato, ma proprio qui all'entrata c'era questa aggregazione di leiobunum, infatti questi opilioni vengono spesso trovati assieme, hanno comportamenti gregari. E infatti ho sentito una notizia che qualche anno fa, mi sembra nell'Europa centrale, quindi Germania, Paesi Bassi e così via, c'è stata quasi un'infestazione di questi animali che sono stati identificati come una specie di leiobunum, che se ne trovavano veramente a frotte. Una volta ne sono stati osservati, mi sembra, sui 770, tutti assieme. E è una cosa incredibile per questi animali che in genere gli opilioni non hanno comportamenti sociali o gregari, quindi è stato un fatto veramente incredibile. E quindi, dato che abbiamo portato a termine la nostra missione, direi che il video può anche terminare qui. Io come al solito spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace e non fate caso alla metà bianca della mia faccia perché è spuntato fuori il sole, che volete che vi dica. Niente, al prossimo video! A quanto pare le sorprese non sono finite. Qui c'è uno scorpione. Un bellissimo scorpioncino del genere U. scorpius. Non vi saprei dire la specie, è necessario controllare delle strutture microscopiche sulle chele. Ah, dove è finito? Ecco, ritrovato. Adesso lo rimetto sotto il suo sasso. E sali sulla mano. Sali. Tocca farti salire da me allora. Vai su, vai. Vai, salta. Vai.
Vai. Eccolo qua. Ora è sulla mia scarpa. Senti, ciccio. Eccolo qua. Come potete vedere sono bestioline veramente innocue. E di sicuro non vi pungerà se vi percepirà come terreno su cui sta camminando. Chiaramente se lo afferrate si difende, ma se non è disturbato, ok, io lo sto un po' disturbando in effetti, però come vedete non reagisce. È carino! Lasciamolo andare adesso. Probabilmente non è neanche un adulto. Giù, vai giù. Non sulla mia mano. Sotto il sasso, vai, 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 vai. Ti devo spingere giù a forza, vai. Oh, eccolo lì. E con questo il video veramente stavolta finisce qui. Spero come al solito che vi sia piaciuto e vi dico anche che la settimana prossima, cioè martedì prossimo, in programmazione mi sembra alle 9 di sera, ci sarà il primo video di una piccola serietta che per ogni due settimane vi accompagnerà fino a dicembre e in cui saranno dei video normali, diciamo, ci sarò io che parlo, ecco, con questo intendo con normali. E vi anticipo già che sarà su una famiglia, ma non di insetti, comunque ne ho scelta una veramente che sta proprio sconosciuta, di quelle più piccole e insignificanti, perché altrimenti non sono io. Quindi non ho altro da aggiungere. Cercate di indovinare qui sotto nei commenti di che famiglia si tratterà, sono curioso di quello che tirerete fuori. E con questo vi lascio al prossimo video. Ciao!